Sono Enrico Mazza, ho 23 anni e sono di Bergamo, benvenuti nella mia casa. Per quanto riguarda la mia infanzia e le mie origini come emofilico, la diagnosi che mi è stata data di emofilia B grave, mi fu data all'età di 9 mesi, quando a causa di un vasto e profondo ematoma, alla base del collo dovuta ad un, prelievo, giugulare, appunto, mi si era gonfiato, mi fecero questa diagnosi di emofilia B grave, quindi lì nacque la mia storia da emofilico. I miei primi ricordi come emofilico sono arrivati circa all'età di 6-7 anni e il mio primo ricordo è dolore, perché nel condominio dove abitavamo fino a qualche anno fa io e la mia famiglia, c'era una collinetta dove d'inverno con la neve tutti i bambini, tutte le famiglie si riunivano per giocare con la neve, per scendere con il bob da questa collinetta. Io ho avuto la brillante idea di scendere da questa collinetta con un sacco nero dell'immondizia, quindi senza alcun tipo di controllo, e sono andato a sbattere con la mia caviglia destra contro un albero, e questo diciamo ha dato inizio alla mia vita da emofilico e al dolore che ho sempre provato un po' alla caviglia destra. La mia profilassi è iniziata circa all'età di 5 anni, quando ho cominciato a fare la profilassi 2 volte alla settimana. Prima di allora, dai 9 mesi appunto ai 5 anni, facevo sempre una terapia on demand, quindi quando ne avevo bisogno. La mia coscienza, per quanto riguarda la emofilia è iniziata circa all'età di 12 anni, quando ho partecipato per la prima volta al campo estivo in Romagna organizzato dall'Associazione Emofilici e Talassemici, di Ravenna, che mi ha permesso di conoscere altri emofilici perché c'erano circa 18 bambini con le mie stesse condizioni. Prima di allora non avevo conosciuto nessun altro emofilico e quindi conoscere e parlare con altri emofilici e raccontarci le nostre storie fino ad allora era comunque per me un motivo di crescita personale. Da allora non ho mai smesso, da allora ho sempre cercato di conoscere sempre di più l'emofilia e conoscere le persone con emofilia, le storie che stanno dietro le persone, ed è stata proprio quella vacanza lì a 12 anni che mi ha un po' cambiato, perché durante quella vacanza ho effettuato per la prima volta l'autoinfusione, cioè farmi il farmaco da solo, e da allora appunto non ho mai smesso. Io ho sempre praticato sport, a 5 anni sono stato buttato dalla mia famiglia in acqua perché comunque il nuoto era allora lo sport più completo e quello maggiormente consigliato per un emofilico. Diciamo che a 11 anni mi ero un po' stancato della solitarietà del nuoto, ho cominciato a giocare a pallanuoto fino ai 23 anni. Giocare a pallanuoto mi ha permesso di conoscere le caratteristiche di uno sport di squadra, quindi il faticare e il perdere o il vincere, non come singolo ma come squadra, e questo ovviamente è stato un motivo di crescita personale e mi ha permesso anche di raggiungere livelli abbastanza alti. Ho giocato per un anno in Serie A2 ed è stato molto molto bello perché tutti gli sforzi che io avevo effettuato durante gli anni sono stati poi ripagati. Ho fatto anche per 3 anni il lavoro di arbitro di calcio. È un lavoro e uno sport perché ovviamente per arrivare alla domenica o al sabato ad arbitrare una partita servono ore e ore di allenamento di corsa. Dopo 9 lunghissimi mesi di preparazione sono riuscito a correre la maratona di New York, sono riuscito a finirla nonostante a metà avessi avuto un ematro al ginocchio che non mi ha permesso più di correre ma di camminare per circa 20 km, però l'atmosfera che c'è stata, che c'era lì a New York è sicuramente qualcosa di unico ed è difficile non finirla.
La cosa più importante e che deve passare agli occhi della comunità emofilica non è tanto la maratona di New York in sé, che è bello per il nome, è bello per l'esperienza, ma la preparazione atletica e fisica che ci sta dietro, non solo atletica e fisica ma mentale, perché fare l'università, andare al lavoro e poi uscire di casa con 30 gradi o meno 5 e andare a correre per appunto questo grande progetto è sicuramente sintomo di una grande volontarietà. Viaggiare per un emofilico è sempre stato un po' un problema. Ho iniziato quando ho partecipato per la prima volta al congresso europeo dell'emofilia nel 2012 a Parigi con il gruppo di giovani di Fedemo che si chiamava DNA, di nuovo assieme. L'ultima esperienza che ho effettuato appunto nel campo dei viaggi è stata partecipare al programma dell'Università del Texas che si chiama Step Up Reach Out, che è un programma dove giovani emofilici da tutto il mondo arrivano e si trovano a San Francisco per parlare di leadership all'interno della propria comunità nazionale. Mi rende molto, molto orgoglioso il fatto che abbiano accettato per la prima volta un italiano. Sono stato il primo italiano a partecipare a questo programma. Ho fatto fino a circa 20 anni il farmaco due volte alla settimana e poi sono entrato in un clinical trial per testare questo nuovo farmaco che mi ha permesso un po' di cambiare quella che è la mia vita da emofilico, perché sono passato dal farlo due volte alla settimana al farlo inizialmente una volta alla settimana, perché ancora non si capiva come questo farmaco andava ad agire e come i pazienti rispondevano a questo farmaco. Poi sono passato a una volta ogni 14 giorni e lì davvero è stato come quasi dimenticarmi di avere emofilia. Successivamente sono ritornato a una volta ogni 10 giorni e una volta ogni 7 giorni. Questo perché durante la preparazione atletica per la maratona di New York, che vi è stata nel novembre del 2015, avevo bisogno di una maggiore quantità di farmaco e per cercare di coprire tutti quelli che erano i piccoli emartri o gli ematomi che erano in corso durante gli allenamenti. Penso di continuare nella maniera in cui sto vivendo ora, cioè partecipando all'Associazione Emofilici di Milano, partecipando al Comitato Giovani della Federazione Emofilici Italiana, cercando continuamente di aiutare la comunità emofilica, di dare quella piccola percentuale che riesco a dare di tutto ciò che mi è stato dato a me durante questi anni. Questo è ciò che mi sprona a continuare ad aiutare la comunità emofilica. Spero che prima o poi tutti abbiano la possibilità di provare e di utilizzare un farmaco che cambi davvero la vita. So che adesso ci stiamo riuscendo piano piano e speriamo di renderla normale.